Un fiume di persone, 100.000 o anche di più, hanno invaso Piazza Indipendenza a Minsk, capitale della Bielorussia. I manifestanti chiedono da settimane le dimissioni di Lukashenko e libere elezioni. Sono scesi in piazza, giovani e no, con la bandiera bianca e rossa, diventata il simbolo della protesta, e persino famiglie con bambini. Sono scioccata dalle bugie e dalla violenza che regna nel nostro paese. Ho 3 figli e 3 nipoti. Voglio farli vivere in un paese libero, dove abbiano la libertà di espressione e la prospettiva di una vita felice. In Lituania, dove si è rifugiata la leader dell'opposizione, oltre 49.000 persone si sono unite in una catena umana dalla capitale al confine, catena che ricorda quella del 1989, quando 2 milioni di lituani, lettoni ed estoni hanno protestato contro l'Unione Sovietica. Questa invece è la manifestazione di solidarietà degli ucraini di Kiev, dalla loro Piazza Indipendenza fino all'ambasciata della Bielorussia. Il presidente ucraino Zelensky, in un'intervista esclusiva a Euronews, ha consigliato a Lukashenko di tenere nuove elezioni. Stavolta nessun arresto in Bielorussia. Lukashenko non si è fatto vedere per tutta la giornata di domenica, ma in serata l'agenzia di Stato Belta ha fatto girare un video di sfida. Le immagini mostravano il presidente su un elicottero con un fucile e un giubbotto antiproiettile mentre atterrava nella sua residenza. Tutto attorno le proteste dei manifestanti.